Tutti noi, più o meno quotidianamente, commettiamo degli errori. Ma quali sono gli errori che commette tipicamente un fotografo iPhone? Nella mia esperienza ho notato che sono 5 quelli che si ripetono in continuazione. Ora li vedremo insieme, ma prima sigla! Per chi non mi conoscesse, sono Matteo, fotografo professionista e fotografo iPhone. Ed in questo canale ti aiutiamo a migliorare la tua fotografia, soprattutto con il tuo caro melafonino. Quindi, se anche tu vuoi migliorare fin da subito le tue foto, guarda per intero questo video e iscriviti qua sotto al canale. Mi raccomando, poi attiva le notifiche per essere sempre informato sull'uscita di un nuovo video. Usare lo zoom digitale. Usare lo zoom digitale è il nemico numero uno della qualità dei tuoi scatti. Infatti, se lo usi, andrai a diminuire la risoluzione complessiva dell'immagine perdendo appunto qualità. È un errore davvero grave, da matita rossa proprio. Guarda queste due foto. Una è stata scattata senza zoom digitale perché ci siamo avvicinati al nostro soggetto, mentre l'altra è stata scattata con lo zoom digitale perché non ci siamo avvicinati al nostro soggetto. Come puoi benissimo vedere, la scritta Regency Avenue si vede benissimo nella foto scattata senza l'uso dello zoom digitale, mentre nell'altra foto, ovvero quella in cui è stato utilizzato lo zoom digitale, la scritta non si riesce a leggere. Ricorda quindi che quando scatti una fotografia con il tuo iPhone non devi mai applicare lo zoom digitale. Piuttosto puoi provare ad avvicinarti al tuo soggetto. Oppure se non puoi avvicinarti usa il teleobiettivo nel caso in cui tu ce l'avessi. Oppure se non hai un teleobiettivo puoi cercare una soluzione creativa per non essere costretto a zoomare. E tu quanto spesso utilizzi lo zoom digitale? Scrivicelo qui sotto sui commenti. Lasciare attivata la modalità live. Ebbene sì ragazzi, il secondo errore più grave e più comune è quello di lasciare attiva la modalità live foto senza una reale necessità. I fotografi iPhone o gli aspiranti tali compiono questo errore perché sono completamente ignari di cosa sia una live foto e di cosa possono ottenere quindi da essa. Se anche tu non sai cosa sia una live foto, guarda questo video qui in alto che ti spiegherà tutto quello che devi sapere. Lasciare attivata poi la modalità live potrebbe portare ad un abbassamento della qualità complessiva dell'immagine, oltre che occupare maggior spazio di memorizzazione sul tuo iPhone senza poi un reale motivo. Non usare le regole di composizione e non usare la griglia fotografica. Non attivare ed usare la griglia fotografica e di conseguenza non usare le regole di composizione è il terzo errore più grave e comune che vedo commettere agli aspiranti fotografi iPhone. La griglia fotografica è davvero fondamentale per utilizzare ad esempio la simmetria nei tuoi scatti, oppure per usare la regola dei terzi, o ancora per tenere dritta la linea dell'orizzonte e veramente tanto 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 altro ancora. Attivarla poi è facilissimo, ti basterà andare su Impostazioni, poi su fotocamera ed infine attivare la spunta griglia. Se vuoi saperne di più sulla composizione fotografica d'iPhone, ti invito a cliccare sempre qui in alto per guardare quest'altro video che però parla della composizione fotografica. Per te che sei arrivato fino a qui, desidero farti un regalo che sono sicuro apprezzerai moltissimo. Infatti, se vuoi apprendere tutti i segreti che si celano dietro le mie fotografie per iPhone, ti invito a scaricare la guida 100% gratuita che ti svela le 7 funzioni nascoste della fotocamera del tuo iPhone. Trovi il link qui sotto nella descrizione, mi raccomando, scaricala adesso. Lasciare l'HDR sempre attivo. Il quarto e penultimo errore che vedo commettere più di frequente è quello di lasciare l'HDR sempre attivo. Anche quando quindi non è necessario ed anche quando è perfino dannoso. Se disponi di uno degli ultimi modelli di iPhone, che ha quindi la tecnologia Smart HDR, allora ok, potresti anche non preoccuparti troppo di questo errore, ma se invece non è così, devi imparare quando usare l'HDR e quando non usarlo. Anche per questo ti do una soluzione, ovvero puoi andare sul nostro canale e guardare i video dove facciamo luce su questa utilissima funzione. Non ritoccare l'immagine. L'ultimo errore di cui ti voglio parlare è quello di non ritoccare la propria immagine. L'atto fotografico non si ferma al momento dello scatto, ma continua
anche quindi nella fase di post-produzione dell'immagine. Quando condividi le tue foto sui social o su WhatsApp, ad esempio, devi cercare di trasmettere un'immagine che sia più bella possibile e che trasmetta più emozioni possibili. Ma se non la ritoccherai, allora la tua foto potrebbe non essere il massimo. Per questo il mio consiglio è di editare sempre le tue migliori foto. A questo scopo c'è la modalità modifica dell'app foto di iPhone, oppure ci sono tantissime app esterne per chi vuole qualcosina in più. Ok ragazzi, siamo quasi giunti alla fine. Abbiamo visto quali sono i 5 errori più comuni che commette il fotografo iPhone medio. La prossima volta che utilizzerai la fotocamera del tuo melafonino, ti consiglio di fare attenzione a tutti questi aspetti che ti ho appena citato. Scrivici un commento qui in basso dicendoci quello che ne pensi di questi errori, oppure se pensi che ce ne siano altri che vengono commessi comunemente, oppure se non hai capito qualcosa o se hai una domanda da farci. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti subito al canale, così non ti perderai i prossimi video che pubblicheremo su come migliorare la tua fotografia. La fotocamera dell'iPhone a primo impatto sembra davvero semplice da usare, ma quando invece incominci, sai, a conoscerla più a fondo, scopri che ha tantissime potenzialità nascoste di cui non ne conoscevi l'esistenza. E proprio per questo, se vuoi apprendere tutti i segreti che si celano dietro le mie fotografie per iPhone, ti invito a scaricare la guida gratuita che ti svela le 7 funzioni nascoste della fotocamera del tuo iPhone. Scaricala adesso, non perdere altro tempo, le tue foto spiccheranno il volo. Ricorda che la miglior macchina fotografica è quella che hai sempre con te.